Buongiorno. Scusate, 6 minuti di ritardo. Innanzitutto benvenuti. Oggi abbiamo due elementi di comunicazione, definiamoli così, Riuscite ad alzare un po' il volume qui? Grazie. Può alzare il volume, per favore? Grazie. Dicevo, due comunicazioni, una che riguarda i campionati mondiali di canoa di velocità e quindi Auronzo, e l'altra che riguarda il rapporto statistico del Veneto. Quindi andremo per gradi, faremo veloci, avete tutto il materiale in cartellina, vi daremo sia per il rapporto statistico, avete la brochure con le slides e quindi anche con tutta la parte, diciamo, sintetizzata. E per i campionati mondiali di canoa, che è un grande evento, vi ricordo, stiamo parlando del 4 e 9 luglio, Auronzo di Cadore, 1200 atleti dai 18 ai 23 anni provenienti da una settantina di nazioni. Vi dico che per noi è un periodo, diciamo, d'oro per il Veneto, per lo sport, perché abbiamo appena chiuso la partita del Giro d'Italia, vabbè, lo facciamo tutti gli anni. E siamo di fatto Regione Europea dello Sport 2024, quindi altro riconoscimento. Abbiamo le Olimpiadi in arrivo, adesso ovviamente i campionati mondiali di canoa, che è un'ulteriore medaglia che ci viene riconosciuta. Inviterei qui il direttore generale del comitato organizzatore Auronzo 2023, Andrea Bedin, eccolo qua, prego, e vicepresidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Adelphi Scaini. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Passo la parola, prego. Noi ovviamente li ospitiamo perché un evento come questo deve essere presentato bene, prego. Buongiorno a tutti, vi ringrazio. Ormai mancano per noi pochissimi giorni. È un evento unico. Ho avuto modo di definirlo quasi anomalo perché normalmente queste gare si svolgono in pianura, su dei grandi bacini artificiali. Noi invece abbiamo raccolto, e ringrazio la Regione, anche la provincia di Belluno e innanzitutto l'amministrazione comunale di Auronzo di Cadore, una grande sfida, una sfida già iniziata nel 2018 con gli europei proprio di categoria Junior e Under 23, e andremo a realizzare per la prima volta un campionato del mondo di canoa velocità in un lago alpino, a maggior ragione con un grande segnale di sostenibilità. Ma di quella sostenibilità vera, nel senso che se voi avevate occasione di vedere il lago di Santa Caterina nel mese di maggio, vedevate il vostro classico lago di montagna. In questo momento è quasi ultimato questo grande impianto sportivo a cielo aperto, e quando sarà per, io penso già per la fine di luglio, ma aspettando che ricrescano, diciamo, la vegetazione di piccole aree che abbiamo usufruito, a settembre ritornerà un lago alpino. Quindi questo è il nostro messaggio, siamo forti come Veneto, siamo forti come gruppo. Ringrazio moltissimo il comitato organizzatore costituito dal comune di Auronzo di Cadore e dall'associazione Venice Canoe Dragon Boat. Vi aspettiamo tutti quanti, l'ingresso è libero, Auronzo è predisposto già con un grandissimo parcheggio scambiatore a Cimagogna per non avere il traffico e dare la possibilità anche ai turisti di vivere la città, e nulla, vi aspettiamo. Grazie. Facciamo intervenire il vicepresidente della federazione, prego. Allora, innanzitutto vi porto i saluti del nostro presidente Luciano Bonfiglio, che oggi non può essere qui con noi in quanto impegnato a Cracovia. Lui è vicepresidente dell'International Canoe Federation, nonché membro CONI e quindi istituzionalmente doveva per forza essere a Cracovia. Cosa dire di Auronzo? Auronzo, diciamo che questo mondiale io lo considero una tappa di avvicinamento, perché sono tanti anni che l'amministrazione ha investito in quella località. C'è un turismo sportivo abbinato a questo evento importantissimo. Sono altrettanto sicuro che questi sono dati che noi abbiamo certi. Il 90% di chi partecipa a un campionato europeo mondiale ritorna su quel posto con la famiglia per far rivedere e rivivere le emozioni che lui ha vissuto ai propri familiari. Noi come federazione saremo presenti al completo, saremo presenti con tanti ragazzi, tante ragazze, copriremo tutte le gare.
Sono un po' scaramantico, ma però l'anno scorso ai campionati europei e mondiali siamo andati in doppia cifra nel medagliere. L'obiettivo che abbiamo dato ai tecnici è quest'anno gareggiamo a casa, vogliamo andare in doppia cifra anche quest'anno. Abbiamo appena vinto una medaglia ai campionati europei di Cracovia, uno dei ragazzi che ha vinto questa medaglia gareggerà qui ad Auronzo, Casadei, gareggerà in barca singola. Incrociamo le dita e sono innanzitutto poi però non vorrei dimenticare i ringraziamenti al comitato organizzatore e alla Regione Veneto per l'importante supporto che è arrivato anche dal Ministero, perché a Bodi anche lui ha fatto la sua parte, e quindi incrociamo le dita e siamo certi che tutto andrà bene. Non dimentichiamoci il Comune di Auronzo. Senza il Comune di Auronzo non si sarebbe fatto niente. Sono anni e anni che la comunità di Auronzo investe in questo lago ed è fondamentale la sinergia che si è creata fra il Comune, il Comitato Organizzatore. Grazie. E la Regione. Grazie. Allora, prima di far intervenire l'assessore Corazzari e il sindaco di Auronzo, prego, e facciamo partire un video. Grazie. No, ma rimanete qui, prego. Sindaco, prego. Grazie Presidente, solo un messaggio di ringraziamento. Grazie un po'. Grazie. Un breve ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi in questi mesi di duro lavoro per realizzare quelli che saranno i mondiali che la nostra comunità avrà il piacere di ospitare nel mese di luglio. È stato un lavoro, come diciamo spesso, pancia a terra, a muso duro, è un lavoro di mesi, se vogliamo possiamo dire di anni, perché arrivare ad organizzare un evento di questa caratura, questa portata mondiale con 70 nazioni che parteciperanno all'evento e un elevato numero di atleti, poi ci saranno i familiari, gli staff tecnici, le federazioni e quant'altro, è stato fatto un lavoro certosino e molto, molto tenace. Ecco. Quindi ringrazio in prima persona il Presidente della Regione Veneto che ci ospita oggi in questa sala, tutte le maestranze della regione che ci hanno coadiuvato in questo lavoro di squadra, la Federazione Italiana Canoa Kayak. Diamo un benvenuto alle federazioni internazionali, ai ragazzi che partecipano a questa manifestazione e ai loro familiari che avremo piacere di avere ospiti nella nostra comunità. Grazie a tutti e buon lavoro. Bravo, sì. Per concludere possiamo sottolineare l'unicità di questo evento. È stato detto anche dall'amico Bedin come il contesto dove si svolgono questi mondiali è un contesto unico al mondo e soprattutto incastonato in un territorio di bellezza mondiale nelle nostre Dolomiti, e ci fa particolarmente piacere che una provincia come quella di Belluno, fortemente vocata a tutti gli sport outdoor, possa ospitare questo evento. Sarà un evento che potrà essere inserito in un contesto più ampio in cui la Regione del Veneto vuole valorizzare lo sport sia dal punto di vista agonistico delle grandi manifestazioni che ospita, ma soprattutto come opportunità per far conoscere il nostro territorio e per promuovere le nostre bellezze. Chiaramente siamo poi nella provincia di Belluno, dove si svolgeranno le prossime Olimpiadi, e devo dire è una bella opportunità per tutto il sistema dello sport veneto per mettersi in evidenza. Sottolineo come questo evento poi ha avuto una particolare attenzione per quella che è la sostenibilità, proprio per i luoghi dove viene realizzato, e infatti
sarà un evento ad impatto zero sul nostro territorio, sul nostro ambiente. Questo è un aspetto su cui c'è stata una particolare attenzione. Quindi ci sono tutte le premesse affinché siano dei mondiali immemorabili, che lascino ancora un buon esempio dell'organizzazione che il Veneto ha sempre saputo offrire e che naturalmente auspichiamo tutti diano anche grandi soddisfazioni a tutti i nostri atleti. Quindi sarà sicuramente un evento straordinario. Grazie. Grazie. A integrazione, visto che abbiamo tanti addetti alla comunicazione, volevo ricordare che ci saranno 3 giorni di diretta televisiva e oltre le differite. Grazie. Se ci sono domande di natura tecnica, i numeri avete tutto in cartella stampa. Posto. Grazie. Prego. Grazie. Grazie. Prego. Adesso invito l'assessore Calzavara, il dottor Pelloso. E passerei direttamente al secondo punto della conferenza stampa. Siamo alla 20ª edizione del rapporto statistico del Veneto. Cioè, tanta roba. Io evito di star qui ad annoiarvi con numeri, con ragionamenti. Poi avete in cartella avete tutto, perché avete anche il rapporto, che è una pubblicazione importante, che riporta tabelle, riporta molti aspetti di quello che è il Veneto, no? Questa è la foto, l'istantanea. Ringrazio il dottor Gasparin, che è capo di questa struttura, oltre che essere direttore generale, e il dottor Peloso, che poi segue direttamente questa partita, e l'assessore Calzavara, che è l'assessore di delegato. Però qui avete un'istantanea del Veneto, no? Quando tu hai questa istantanea del Veneto del 2022, e quindi, come si dice, abbiamo chiuso i conti del 2022, li abbiamo chiusi in maniera scientifica, seria, vanno a quel paese tutte le leggende metropolitane, tutti i brontolie di pancia, tutte le notizie inesatte, tutte le proiezioni sbagliate, perché diciamo bene, ancora una volta si sono sbagliate. Ad esempio, andate a vedere il PIL, vi ritrovate più 3,9 di PIL, una previsione 2023 più 1, ma come dico io, sempre senza nulla togliere la statistica, l'ho fatta anch'io all'università, ma se vado nella 4 è ingolfata di traffico, quindi vuol dire che il PIL da qualche parte gira, deve muoversi il PIL. E allora ancora una volta sono stati sbugiardati quelli che a livello nazionale, ma fatevi dare i nomi e cognomi a questo punto, che a inizio anno ci dicono sempre, cioè sta narrazione del tutto che va male. Boh, noi abbiamo chiuso il 2022 con 3,9 di PIL, cioè quasi 4 punti di PIL, che è roba da paese in via di sviluppo, di quelli che stanno spingendo tanto. Cioè, bene, è andata bene, l'occupazione, vedrete, è un'occupazione insomma, che oggi ha il problema al contrario, che non si trovano occupati, lo troverete sempre all'interno ovviamente di questa relazione, ma quello che mi interessa oggi sottolineare è l'aspetto relativo ai giovani. Voi sapete che io ho questo pallino dei giovani, della regione che deve candidarsi, io ambirei che il paese si candidasse ad essere il paese dei giovani, e ci sono i presupposti per far questo, ma i giovani, noi abbiamo 824.000 giovani in Veneto, dai 18 ai 34 anni, e su quelli abbiamo fatto un focus che ci dice un sacco di cose. Intanto ci dice che sono il 17% della popolazione del Veneto, ma a me interessa sottolineare che i nostri ragazzi hanno appunto, ci sono dei dati, ad esempio quando parliamo intanto fanno figli a 30 anni, vedete sta curva dell'età media dell'età, diciamo, del parto nel quale si hanno figli, è sui 30 anni. E soprattutto il 64% dei ragazzi vive con i genitori in questa fascia d'età dei 18-34 anni, ma siamo al di sotto di altri parametri rispetto ad altre regioni a livello nazionale. Quello che vi voglio dire è il focus che è stato fatto sulla fuga dei cervelli, che ancora, attenzione, non è quello studio che noi abbiamo commissionato a Fondazione Nord-Est, chi fa cosa, come, quando, dove, perché. Perché finché non rispondiamo a queste 5 domande, abbiamo ancora dati molto incasinati. Posso dirvi che di 824.000 giovani che abbiamo, 4.500 se ne vanno all'estero. Posso dirvi che rappresentano più o meno lo 0,5%, quindi sono parametri assolutamente in linea con la Germania piuttosto che con altri paesi europei. La Spagna ha il 4% di giovani che escono dal territorio nazionale per andare a lavorare o formarsi all'estero. Anche qui, se faccio un focus sui 18-34 anni, è logico che non posso dire che vanno tutti a lavorare, andranno anche a formarsi sti ragazzi, no?
Allora, a noi interessa dire che abbiamo questi 4.500 ragazzi che se ne escono, il 42%, più o meno il dato è uguale, 42,2 sono diplomati e 42,9 sono laureati di questi 4.500. Son dato che comunque ci serve a dare una lettura, però poi se vado a vedere uno dice, ah vabbè, ma allora se ne vanno i laureati, se ne vanno i cervelli migliori. Se ne vanno, punto, io direi, no? Se ne vanno perché fanno una scelta di vita, una scelta lavorativa, una scelta sentimentale, una scelta sportiva. Io non so perché se ne vanno. Dovremmo fare un focus puntuale, ma con i nomi e cognomi. Nel senso che prendere, che so, gli ultimi 5 anni di laureati in ingegneria e capire che fine hanno fatto questi laureati, sapendo la valutazione finale che hanno avuto, la specializzazione e dove sono andati a lavorare e a che mestiere vanno a fare. Perché è inutile fare analisi e poi prendere l'aggregato 1834, non sto criticando il nostro rapporto statistico, sto dicendo che noi dobbiamo andare più nello specifico, nei gangli di questo fenomeno. 1834 e mi vado a prendere i dati AIRE, dove ci sono i figli di gelatieri che comunemente hanno un sacco di imprese all'estero, noi diamo lavoro a 22.000 persone in Germania con le gelaterie, sono i Veneti. Io vado a prendere i dati dell'AIRE, dentro ho imprenditori che vanno comunemente 5-6 mesi all'estero, poi se ne tornano a casa, o 8-9 mesi, scusatemi, e poi quindi la loro residenza prevalente è, il domicilio è straniero, e quindi poi anche lì faccio il conto fuga dei cervelli. Questi sono degli imprenditori che da 30, 40, 50 anni hanno le loro imprese in Germania, ad esempio. Quindi il dato ci serve, però sullo studio. C'è un dato interessante, poi vi invito ad andare a leggere, poi facciamo magari fare due parole all'assessore, poi o facciamo un intermezzo con il dottor Peloso, 2 o 3 minuti e poi chiude l'assessore. Voi vedete i dati, uno si dice, vabbè, noi abbiamo immigrazione scolastica, ma abbiamo anche immigrazione, cioè ad esempio noi sappiamo che gli studenti veneti che escono per formarsi, materie tecniche, sono il 40%. Del totale di quelli che escono. Il 37% dell'area economica giuridica. E uno dice, beh, è finita, chiudiamo le scuole. No, perché il 45% di quelli che vengono dentro cercano area economica, giuridica e quindi abbiamo sostanzialmente un controbilanciamento di chi viene da fuori. E addirittura nell'area artistica, letteraria, umanistica, il 32%. Quindi, per dire che questo, il mondo è in osmosi. La globalizzazione ci permette di dire che tu vai a Londra con 32 euro, 9,90 euro, se hai la fortuna di beccarti il biglietto Ryanair, ma se te la pianifichi ci riesci, e quindi è inevitabile, le distanze si accorciano, l'offerta formativa è un'offerta ormai internazionale, non possiamo pensare che in un mondo digitale iperconnesso ormai si pensi sempre di girare attorno a casa con la bicicletta come facevamo noi da ragazzini, non funziona più così. E quindi anche qui questi dati ci aiutano a leggere questo fenomeno, non approfonditamente, però cominciamo a vedere dei dati importanti, no? I 4.500 sono metà 42% laureati, 42,9 laureati e 42% diplomati, sappiamo che comunque è vero che abbiamo emigrazione nella formazione, ma abbiamo anche immigrazione da fuori nella formazione, ma a me interessa dirvi che il dato dell'emigrazione dei nostri giovani, a prescindere dal problema, proprio dato spurio, dato aggregato, quasi insulso dal punto di vista statistico, perché non è una media, non abbiamo deviazioni standard, non abbiamo nulla, ci dice che noi siamo al di sotto delle percentuali di molti paesi europei come Veneto. Cioè la Germania ha comunque un aggregato di flussi verso in uscita che sono importanti. La Spagna ha il 4% di giovani che se ne vanno dal loro paese, 18-34 anni. Noi abbiamo lo 0,5% oggi, Veneto. Io non voglio né demonizzare, perché i giovani se ci vanno per scelta devono essere aiutati ad andare all'estero, no tiriamo sulle barriere, cioè ci chiudiamo in casa, non funziona così. Se ci vanno per necessità dobbiamo capire qual è il problema. Tanto è vero che vediamo un ultimo dato e chiudo, che è quello che i ragazzi, soprattutto diciamo, gli over 34, l'80%, l'82% se ricordo male il dato, è comunque a un'occupazione non in fase precaria. Sotto i 34 anni abbiamo una buona quota, adesso non ricordo il dato, ma ve lo dico in 3 secondi. Abbiamo
sotto i 34 anni, il 35% sono precari e invece sopra i 34 anni l'8%, quindi il 35% dei ragazzi arrivano a 34 anni precario, 8% sopra. La formazione, la scolarizzazione più alta è, più solida è l'occupazione e lo stipendio. Anche questo viene fuori da questi dati. Passare la parola al dottor Peloso, ma una pillola, un cameo sul rapporto. Grazie. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. La prima parte riguarda la congiuntura. Il Presidente ha ricordato un PIL più 3,9%. C'è un tasso di inflazione che riguarda il Veneto, ma riguarda anche tutta l'Italia, che ovviamente è sotto controllo anche da parte delle banche centrali con l'innalzamento dei tassi, e questo in qualche maniera influenzerà rispetto alle proiezioni 2023 il tasso di crescita dell'Italia, su cui il Veneto è comunque in linea. Molto bene il turismo, stiamo a livelli di quasi, abbiamo raggiunto i livelli del 2019, i tassi di occupazione sono più alti rispetto all'Italia, un tasso di disoccupazione pari al 4,3% contro un 8,2% a livello Italia. Questo testimonia la ricchezza del nostro territorio, che ha un PIL pro capite superiore del 13% al PIL Italia e superiore alla media europea. Quindi partiamo, viene confermata la capacità. 36.000 euro. Esattamente, 36.000. Siamo più ricchi degli europei, di tutta Europa, di tutta la media europea. Quindi viene confermato. Per quanto riguarda i giovani, un tasso di occupazione di 10 punti percentuale più alta rispetto all'Italia, e i net sono pari al 13% contro il 18% a livello Italia. Quindi la percentuale di quelli che non lavorano e non sono in occupazione è molto bassa, addirittura inferiore alla media europea. Quindi sono numeri sicuramente significativi. Grazie. Grazie. Sì, mi permetto di dire, i net non lavorano, non studiano e non fanno nulla. No, se diciamo solo che non lavorano, dice poveri che studiano. Quindi siamo in un'area che per fortuna è bassissima, ha detto bene il dottor Peloso, perché a mio avviso è l'indicatore della qualità del territorio. Ed è ancora preoccupante comunque avere il 13% di ragazzi che non lavorano, non studiano. C'è una sacca che ha anche dei risvolti ovviamente sociali. Prego. Buongiorno a tutti. Dopo i due interventi a me resta a parlarvi dei colori della copertina che abbiamo fatto qui. Ma credo che in queste 120 pagine che formano questo rapporto statistico, che arriva al 20° anno, si fa una fotografia ben precisa di questo Veneto, e lo presentiamo in un momento in cui siamo alla vigilia della parifica del rendiconto della Regione del Veneto, e quindi la testimonianza di un Veneto che dal punto di vista del bilancio parifica ancora una volta prima in tutte le regioni d'Italia, testimonianza della bontà delle scelte fatte all'interno del bilancio e della tenuta dei numeri del bilancio regionale, che inevitabilmente poi attraverso le politiche che il bilancio ha al proprio interno interseca e, come dire, fa sì che alcune delle cose che sono inserite all'interno di questo rapporto statistico possa poi trovare quei dati che si vanno a confermare, un Veneto capace di sovraperformare quelli che sono i trend nazionali, perché lo vedrete all'interno, al di là dei numeri che ha appena elencato il dottor Peloso, in tanti settori il Veneto si dimostra, soprattutto in momenti difficili come sono stati quelli legati alla pandemia e alla post-pandemia, un Veneto capace di essere più resiliente e più reattivo rispetto ad altre regioni d'Italia. La testimonianza, come dicevo, che le politiche della Regione del Veneto sono al fianco degli operatori economici, al fianco di chi poi ha la capacità di creare quel valore che in qualche modo si sintetizza col prodotto interno lordo, e quindi con questa capacità di vedere il Veneto mediamente 4.000 euro in più rispetto al resto d'Italia. È un documento che noi riteniamo debba essere sempre più esteso alla collettività, ai tavoli di partenariato che abbiamo con le associazioni di categoria, con i datoriali, con i sindacati, e proprio per questo il 6 luglio andremo a presentarlo a Ca' Foscari per metterlo a disposizione della collettività e far sì che questo documento possa diventare uno strumento di condivisione, ma anche naturalmente di critica dove è necessario, e di crescita, per far sì che le scelte future che la Regione farà in termini di azioni, in particolar modo pensiamo a tutta la programmazione europea 21-27, ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alle sfide che abbiamo
da qui al 2026 possa continuare a far sì che questo rapporto metta in evidenza la straordinaria capacità del Veneto di interpretare traiettorie che sicuramente sono portate avanti dall'imprenditoria, da chi ogni giorno si confronta col mercato, ma trova una regione capace di accompagnare questi straordinari risultati che vediamo nel settore dell'export e nel settore del turismo. Lo anticipava bene il dottor Peloso, stiamo arrivando a risultati pre-pandemia, quindi prima del 2019 in tutti i settori, mentre il turismo, magari quello del mare, già l'anno scorso aveva fatto dei risultati importanti. Le città d'arte, che erano quelle che avevano sofferto di più, stanno rientrando nei numeri della pre-pandemia, dimostrando una capacità di attrazione che era quella del 2019. Quindi un documento importante che viene messo a disposizione di tutti per cercare di far sì che il Veneto continui a correre e avere quei risultati che insomma il Presidente Zaia ha elencato e di cui il Presidente Zaia credo ne abbia anche un giusto merito. Grazie. E domande sul rapporto statistico? Cedi il microfono. I dati della semestrale di Confindustria che dicono, dice, riassumo il concetto che dà il Presidente Carraro, siamo preoccupati per i tassi di credito ai mercati all'estero e la locomotiva rallenta. Quell'1% in più è significativo, è un più, ma è un 1%. Dato statistico che, sì, che dà delle indicazioni in positivo in un momento congiunturale in cui c'è una guerra in corso che rallenta l'economia, tanto lo si vede in Germania quanto in Cina. Mettendo tutto questo per il Veneto, questa preoccupazione degli industriali? È chiaro che noi non possiamo considerarci avulsi rispetto a quello che succede a livello planetario e non è un caso che anche il rapporto parta da un dato congiunturale, cioè noi non possiamo considerarci fuori dal mondo, insomma dobbiamo cercare di condividere quelle che sono le preoccupazioni e anche le difficoltà che chi quotidianamente si trova ad operare ha, pensiamo alla difficoltà del credito, l'aumento dei tassi di interesse. L'anno scorso eravamo qui a parlare dei costi dell'energia, oggi non ne parla più nessuno, no? Cioè, quindi ogni anno purtroppo c'è qualcosa che rischia di incidere nella capacità di essere competitivi da parte dei veneti, però i risultati poi sono questi. È chiaro che c'è costantemente una preoccupazione da parte dell'industria, ma piuttosto che del turismo. Pensiamo ad esempio alla mancanza del mercato russo su tutta la nostra offerta turistica, sui 7 tematismi, però i primi 3 mesi ci parlano di un più 43% rispetto all'anno scorso. Cioè, quindi sono settori che poi inevitabilmente hanno anche la capacità di dialogare tra loro. Quello di Confindustria è un tema nazionale sul quale anche noi insomma, cerchiamo da questo punto di vista di essere il più possibile vicini, insomma, anche non tassando come magari vorrei fare io, ma non vuole fare il Presidente. C'è poliziotto buono, è poliziotto buono, io devo fare. Perché anche il tema, quindi insomma, anche colpa sua. Vi ricordo, ma serve, ma credo che sia giusto anche all'interno del rapporto statistico ricordare insomma che noi siamo l'unica regione a statuto ordinario che non applica addizionale IRPEF, quindi all'interno di questo rapporto mancano 400 milioni che lasciamo in tasca ai veneti e che potrebbero essere invece stati utilizzati dalla regione. Però mi pare che i risultati nel corso di questi anni testimoniano come probabilmente lasciarli in tasca ai veneti fruttino di più rispetto a politiche regionali. Altra domanda, ragazzi? Buongiorno. Prego. Rispetto a questo approfondimento sui giovani, che mi pare interessante, avete valutato, chiedo magari al dottor Peloso, anche chi va fuori regione, non all'estero, che poi era un po' la radice di quell'altro studio che attendiamo? Questo è un dato aggregato, sono i fuori regione. A prescindere. Sì, noi siamo concentrati sulla parte studenti, sulla parte relativa agli studenti, perché pensiamo che sia intanto un punto di partenza di ragionamento e su cui abbiamo anche dei dati ufficiali. Noi siamo
rappresentiamo la statistica ufficiale, quindi lavoriamo su dei dati ufficiali in base a quello che i dati ufficiali possono dare. Quindi sugli studenti ci sono delle informazioni molto significative, e sul resto non abbiamo in questo momento informazioni in merito. Va bene, e l'altra cosa che volevo chiedere invece rispetto ai servizi per l'infanzia, leggevo che c'è una copertura del 32% in 7 anni, secondo lo standard europeo si dovrebbe arrivare al 45%, e c'è ovviamente come sempre una grande quota di dimissioni, soprattutto di donne nella stragrande maggioranza dei casi, di chi ha figli fra gli 0 e i 3 anni, insomma il tema degli asili e dei servizi all'infanzia è anche oggetto di una scadenza prossima, perché il 30 probabilmente slitterà. Mi pare che il Veneto, i comuni veneti abbiano aderito in massa alla possibilità di usufruire di fondi PNRR. Volevo capire se questo è un tema che anche la Regione ha sott'occhio e dice per monitorare, perché fa la differenza evidentemente nella vita delle famiglie. Sì, beh, noi insomma, tradizionalmente, e anche in questo caso, siamo l'unica Regione in Italia che ad esempio ha il sostegno alle scuole paritarie. Un elemento comunque di sostegno alle famiglie del Veneto che insomma, impegna e che vedrà l'assestamento ulteriormente arricchire le risorse verso il sostegno alle famiglie. Ma insomma, su quello che sarà PNR sarà interessante capire queste risorse come verranno impegnate, perché credo che un tema che affronteremo sempre di più è il tema della demografia, cioè arrivano soldi per gli asili e si rischia di avere una decrescita che è costante e che quindi magari si facciano degli asili per delle persone, per i ragazzini che non ci saranno. Quindi credo che una riflessione su un coordinamento e su questo credo, se riusciremo anche a farlo velocemente, anche la legge sugli ATS, quindi sugli ambiti territoriali sociali, potrebbe essere uno strumento di pianificazione su area vasta. Cioè, mentre adesso ogni comune pensa a sé e a cercare di sistemarsi, molto probabilmente sarà la necessità da questo punto di vista di pianificare su più comuni in maniera di effettivamente riuscire a garantire i servizi che poi devono essere collegati da una mobilità che gli permetta di arrivare e di garantire alle donne una più facile occupazione sapendo di avere i bambini protetti. Sì. Vorrei aggiungere una roba. Nel rapporto trovate una sessione dedicata, o meglio, che tratta un po' il tema della denatalità del Veneto. Noi non siamo convinti che il Veneto del futuro sia un Veneto pieno di vecchi. Il tema dei servizi è fondamentale, perché le donne, se non hanno servizi, non fanno figli, molto spesso. O meglio, limitano la procreazione. Noi invece viviamo di una vergogna, che è quella della scuola per l'infanzia. Perché abbiamo 90.000 bambini in Veneto che non hanno un fabbricato e degli insegnanti pubblici a loro dedicati. E accade solo in Veneto. Noi ci tassiamo ogni anno, noi come regione con 33-34 milioni, dipende dall'annata, da come butta, per dare una mano alle scuole paritarie, che non sono un vezzo. Ripeto, non ci sono le scuole pubbliche per 90.000 bimbi. E lo Stato, oltre alle nostre risorse, immaginate le famiglie che si sobbarcano di rette per mandare questi bimbi alla scuola per l'infanzia, stiamo parlando di 0-6 anni, e pensate poi a tutto quello che sono le opere religiose, le parrocchie, le associazioni di volontariato, le pesche di beneficenza che si fanno per tutte le iniziative, le sagre, perché uno quando vede una sagra deve pensare che l'utile va a finire in asilo molto spesso. Detto questo, lo Stato ogni anno da noi, visto che in giro per l'Italia se qualcuno fa lezioni di autonomia, di secessione e altre menestre, risparmia oltre 200 milioni di euro all'anno grazie a sto giochetto. Cioè noi ci autotassiamo e a Roma risparmiano 200 milioni di euro all'anno non garantendo il servizio a 90.000 bambini, che se utilizzassimo dati statistici più o meno sono 70.000 famiglie. Cioè questo è quello che sta accadendo in Veneto. Per colpa della virtuosità che dall'Ottocento il Veneto ha portato avanti cercando di occuparsi quando nessuno si occupava. Lo Stato non esisteva perché non c'era, cioè nel senso che
E noi siamo stati i primi a partire con la scuola religiosa, le suore, gli asili parrocchiali, cioè occuparci dei bambini, e ne facevano tanti dei bambini in quegli anni. Quindi scrivetela sta roba, è una roba che noi non possiamo tollerare, e questa battaglia stiamo facendo assieme al patriarcato, alle opere religiose, alla Conferenza Episcopale Veneta, perché loro poi ce l'hanno in mano queste scuole e non possono chiuderle. Potrebbe cambiare qualcosa con i LEP sugli asili, dodicesimi? Ma certo, ma quando io dico i LEP si faccia, noi siamo i primi tifosi dei LEP. Però quando li abbiamo fatti, dopo li applichiamo i LEP. Se viene fuori che a Cragno per ogni bimbo ci vogliono 3.000 euro all'anno, in Veneto ne ha 90.000 da saturare di bambini. Per dire, gli avanzi a qualcun altro vengono dati, cioè i livelli essenziali di prestazioni, cioè la garantire i diritti sociali e civili, è fondamentale. E questo diritto in Veneto dallo Stato non è garantito, perché non basta parlare di famiglie, di far figli e di altri temi assolutamente lodevoli, ma bisogna avere anche le strutture, e non possiamo pensare che si risolva il problema perché la gente si arrangia da sola, perché finisce che le future mamme non fanno figli, perché non sanno dove portare i bambini, perché se le rette sono così alte non ce la fanno più. Ancora? Sì, però non sul rapporto. Se possiamo... No, avete sul rapporto ancora? Beh dai, veloci sul resto. Congresso. Ah, restate pure qua. Congresso? No, congresso. No, ma io non parlo, non ho parlato prima, non parlo neanche dopo. Altre domande? Beh, non sono mica obbligato a rispondere alla domanda che non prende la convocazione. No, guardate, grazie. Altro? Bene, grazie, buongiorno a tutti.